ciao a tutti, allora benvenuti e ben ritrovati sul canale. Il video di oggi è un video tag e il tag in questione è ABC Lipstick, un rossetto per ogni stato d'animo. Mi piace tantissimo perché ovviamente si parla di rossetti e a chi non piace parlare di rossetti io li straadoro. L'ho visto fare a tantissime youtubers, l'ultimo che ho visto in questi giorni è quello che ha fatto Paola del canale Paola Style. Paola, io approfitto sempre delle occasioni opportune per salutarti, ti mando un grosso bacio e vi lascio anche il link per andare a vedere il video di Paola. Allora, io qui il computer, adesso leggo le domande e vi faccio vedere i 10 rossetti che ho scelto, visto che appunto le domande sono 10. Allora, il rossetto con cui vi sentite bellissime. Il rossetto con cui mi sento bellissima è un rossetto di Dior. Eccolo, questo si presenta, questo è l'astuccio. Ed è la linea Rouge Dior, il numero 786, si chiama Mauve Mystery. Vediamo se riusciamo qui a mettere a fuoco, la vedo dura, però ecco, forse ce l'abbiamo fatta, perfetto. Allora, questo è il rossetto, è un rossetto dai toni un po' metallici ed è un bellissimo viola. È bellissimo questo rossetto, ho fatto un make-up tutorial dove l'ho utilizzato, vi lascio il link qui da qualche parte per andare a vedere quel video se avete piacere. Poi, il rossetto con cui vi sentite immediatamente eleganti e chic. Allora, in questo caso è un rossetto di MAC, è un Amplified ed è il Blankety, che è famosissimo. Questo è un nude rosatino, è veramente tanto tanto famoso, un rossetto super famoso di MAC. Ecco, vedete, è molto delicato, ha un colore, è un nude rosatino molto molto leggero che mi piace veramente tanto e quindi mi fa sentire subito elegante e chic. Poi, un rossetto con cui vi sentite più frivole, leggere e senza troppi pensieri. E allora ho pensato a un rossettino di Essence, questo è il numero 12, eccolo qui, e si chiama Blush My Lips ed è un colore bellissimo, un super color lampone acceso, e quindi in questo caso quando indosso questo rossetto sono sicuramente di buon umore, serena, allegra, e quindi mi ha fatto pensare a questo. Poi, prossimo rossetto, quello con cui che vi fa sentire a posto, curate e delle brave ragazze. Un altro rossetto di Essence, in questo caso, quindi questo, ed è il numero 07 Natural Beauty. Allora, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco anche questo. Eccolo qui. Ed è un altro rossettino nude. Questo tende un pochino più al malva, è un po' più scuretto rispetto al Blankety che vi ho fatto vedere. È bellissimo, io adoro i rossetti di Essence, guardate com'è bello questo rossetto. Eccolo qui. Poi, un rossetto con cui osate, e con questo oso veramente, è proprio super strong, è un rossetto di MAC, è un matte e si chiama Smoked Purple. Eccolo qui, è veramente, cioè con questo oso proprio, perché è quasi nero, sì, è un color prugna, proprio scuro, 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 scuro. Se non oso con questo, guardate che cos'è. È bellissimo. Proprio, proprio bello. Poi vi fate i denti bianchissimi, mi piace un sacco. Poi, il rossetto che applicate quando siete in ritardo. Allora, è un rossetto di Chanel. La colorazione è il 426 Russi della linea Rouge Coco. Questi sono i rossetti cremosi ad effetto veramente brillante, non è un rossetto matte, quindi è un rossetto velocissimo da applicare, non dovete applicare la matita e niente. Eccolo qui, è un bellissimo color corallo, è proprio bello, 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 vedete? Poi, che vi fa sentire delle vere toste? Allora, ho scelto sempre un rossetto di MAC, questo è un matte ed è Heroin.
questo viola famosissimo, super acceso, e con questo, oh, beh, guardate che meraviglia, è bellissimo, proprio bello bello, è un rossetto bello importante, e quindi con questo mi sento una vera tosta. La prossima domanda è il rossetto con cui vi sentite delle dive, come non nominarlo? Allora, MAC è un rossetto matte ed è appunto il Diva. Se devo sentirmi una diva, e a parte che è il mio rossetto preferito di MAC, è bellissimo, cioè è stupendo, guardate qui, è un bellissimo rosso mattone, come dire, rosso bordeaux, eccolo qui. È veramente un rossetto molto molto elegante che sta benissimo su tutte le carnagioni, su qualunque tipo di trucco. Rossetto che mettete quando non volete dare nell'occhio, ho scelto questo, è un rossetto di Urban Decay ed è il Naked. Qui non penso che vedrete niente perché è così, forse non so, si vedrà poco, comunque anche questo è molto famoso, e questo è il Naked. È sempre un rossetto dai toni nude, nude rosati, molto elegante, quindi con questo sicuramente, quando lo indossate, non date nell'occhio, però vi dà un look abbastanza curato. Ultima domanda: il vostro rossetto, quello che dice più cose di voi del diario che tenete sotto il letto, ragazze, il fucsia. Cioè, io amo il fucsia, amo tutto quello che è fucsia, gli accessori, le borse, mi piace proprio il fucsia mi rappresenta e ho scelto lui. I Am Lipstick di Pupa, il famosissimo numero 405, questo non vedrete mai niente perché è proprio piccolo piccolo ed è veramente il fucsia per eccellenza, mi piace troppo, bellissimissimissimo, non dico nient'altro perché strafamoso, cremoso, poi un rossetto che ha una durata veramente impeccabile, bellissimo, brillante, bello, estivo, ma io lo uso anche in inverno perché per me il fucsia è fucsia, estate-inverno, insomma. Allora ragazze, questo era il video tag, carino, mi è piaciuto tantissimo. Guardate qui come sto conciata. E vi ringrazio per aver visto il video, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!